Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video slime su Clash Royale. Non è vero, non è il video slime, ma andremo ad aprire comunque questo baule perché è molto bello. Con anche 25 gemme, che ormai siamo arrivati quasi a 500, siamo a 457 gemme. Ok, adesso siamo a 439. No, ok, non li apriamo così tanto. Metto a sbloccare. Sì, questo da 8 ore. Richiediamo anche delle carte. Ho vinto qua contro Baby Dragon. Qua come si chiama? Sì. E vabbè. Andiamo a fare una battaglia. Sto usando questo deck ultimamente. Prima usavo questo. Qual era che usavo? Ok, questo. Pure quest'altro sarebbe buono. Boh, proviamo prima questo, vai. Battaglia normale e vediamo se vinciamo. Livello 10. Bah. Dalla skin delle torri non vinceremo. Iniziamo subito con il nostro attacco. Con la strega e il principe. Lui mette il gigante gassoso. Che cazzo, scusate, vabbè. Capito. E muori. Oh, te possono accire. Andiamo di spirito pirotecnico qua, com'è che si chiamava? Boh, vabbè. Vado di principe. Ah, ha preso anche la torretta. Grazie. Il principe non fa nessun hit. Vabbè. Andiamo con la bestia che sarà il coso qua. Con il suo amico cerbottaniere. Attenzione. Che non doveva andare avanti, però vabbè. Che cazzate. Vado di fireball sui draghi. Non ho preso la torre, però. Dai, un po' di elisir. Secondo me già è leggermente persa. No, no, è persa tantissimo. Secondo me non la recuperiamo più questa. No. No, questa non la recuperiamo. Proviamo così. E col cerbottaniere. Vai sulla torre! Vai, bravo anche il cerbottaniere! Madonna, se gli abbiamo preso la torre! Anche lui mi ha preso la torre, però l'abbiamo recuperato, attenzione. Andiamo un bel po' di bombe e via. Fireball. Bombaroli, tutto dobbiamo mettere. Bombaroli, fireball, tutto dobbiamo mettere adesso. Ok, vabbè, ci siamo difesi. Mettiamo un gran cavaliere di supporto. Boh, vediamo un po'. No, niente. Bombaroli, cerbottanieri, adesso mettiamo tutto, adesso mettiamo tutto. Dobbiamo mettere tutto, vai con la bomba. Boom. Vai col cosin. Cosin, cazzo, niente. Ha sbagliato direzione. Vado di nuovo a Fireball.
Boom, abbiamo tolto tutto. Perfetto. Witch. E principe di supporto. Quest'altro goblin cerbottaniere che mette lui, però. Vai, dammi l'elisir, di più ne voglio. Vado di fireball sui draghi. Se c'aveva la clonazione, raga, già era finita da tanto tempo. Va, la strega è morta. Ci manca solo da ciclare di nuovo il mazzo. Eccola di nuovo la fireball. Fireball suprema. Prendiamo tutto, però non togliamo proprio tutto. Boom! Almeno la guaritrice, però la potevamo togliere. Niente, comunque ho perso io. Vabbè, comunque è stata una bellissima battaglia, veramente. È durata tantissimo, 6 minuti e 10. Ho perso comunque io, però vabbè. Che ci possiamo fare? Vabbè. Una corona comunque ce la siamo fatta pure noi, però. Vincere sarebbe stato meglio. Sì, raga, devo potenziare la strega. Che c'ho nel deck? C'è il cerbottaniere. Perfetto. E uso pure questi sul principe. Molto bene. Che ne so, vogliamo usare. Il quarto mi sembrerà un po' pesante. Usiamo il quinto. Vai. Vediamo un po' che cosa succederà. Livello 9, quindi molto facile vincere, forse. Poi c'è una carta a livello 13, vabbè. Questo è un po' strano sto deck, però ecco, abbiamo perso. Vai, mini pecca. Niente. Comunque, sto registrando molto presto stamattina, che sono le 9. Questo video voi lo vedrete venerdì, ma io lo sto registrando. No, no, lo vedrete oggi proprio. Lo vedrete oggi pomeriggio. E io lo sto registrando giovedì. Poi non vi perdete la live sul sito Viola, domani alle 21, venerdì alle 21. Alle 21 e forse anche 21:30, non lo so. Mettiamo una capanna goblin, va. Il barile di livello 7, che conta. Ottimo attacco. Qua la torre poteva andare persa, ma io c'ho il coso che cade, quindi non va persa. Witch tattica, vado anch'io di drago infernale, io ce l'ho al 10. Vado di mini pack che ci risolve tutti i problemi che abbiamo nel mondo, anche l'inquinamento. No. Metto un'altra capanna goblin perché a quanto pare lui non ha la fireball. Al posto di quella che si è rotta metto la gabbia per il goblin. Il drago infernale, fortissimo, ci ha quasi preso la torre. Nuovo drago infernale.
Dai, mini pecca, vai mini pecca, vai mini pecca e dai un hit, niente. Attenzione al drago infernale adesso. No, io devo prendere pure la torre centrale, però. Porca miseria, la torre centrale devo prendere. Niente, vabbè. Ci accontentiamo di una corona, ma potevamo prendere anche tre corone. Tanto le torri ce l'avevano ancora abbastanza vita, vabbè. Qua che c'è? Boh. Apro sempre sto coso però. Proviamo anche una difesa, va. Bah. Non mi sembra molto efficace come difesa, però vabbè. Mo' è un po' anche il gioco, che gioca male, però. Vai con vaffanculo contro lo scheletrino. Dove l'ho messo? Che telefono di merda. Vai, vai! Che cosa vai? Ho perso. Vabbè, ottima difesa. Qua l'ultima volta che ci ha giocato laggava tantissimo il telefono, quindi potrebbe crashare la registrazione, però noi andiamo comunque. Sfida tre draghi, là come si chiamava. Stadio Goblin, Arena 1, Madonna quanto mi è mancato vedere l'Arena 1. Oh, l'ho messa io la strega. No, io l'ho messa dall'altra parte, pure lui ce l'ha all'11. E io che metto arciere. Che non è la cinema, è il cerbottaniere. Non è il ce n'è neanche il cerbottaniere. Che roba è? Il moschettiere. Non mi veniva. Bah. Vai con il golem. Sono stupido. Mi poteva clonare pure il drago infernale. Madonna, se distruggiamo tutto adesso. Madonna, ci metto anche una witch in mezzo. Orda di scheletri, ci metto anche un principe in mezzo. Ma ormai che ce lo metto a fare che abbiamo ultra vinto. Abbiamo stravinto questa battaglia. Non è neanche laggato. Bella giocata, grazie. Vittoria. E andiamo via. Ottimo lavoro, veramente. Comunque, io penso che per questo video possa essere tutto. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. E per Brawl Stars, seguite gli aggiornamenti su Instagram. Ciao!